Buongiorno, eccoci insieme a leggere dalla parola di Dio, in modo particolare nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 14, versetto 21. Gesù disse: chi ha i miei comandamenti e li osserva, quello mi ama. Matrimonio e famiglia. Il matrimonio? Alcuni lo ritengono un'istituzione sociale superata, altri temono l'impegno nel tempo che esso comporta. Per chi ha avuto un'infanzia difficile, la famiglia è vista come un luogo di conflitti fra generazioni di epoche profondamente diverse. La convivenza fra compagni di vita sembra più attraente, meno costrittiva. Che bisogno c'è di sposarsi per vivere insieme? Dicono. Individualismo, piacere senza vincoli e senza obblighi sembrano aprire la strada della vera libertà. In realtà si diventa schiavi di se stessi. I nostri figli crescono in un ambiente che mira a distruggere in loro la fede nel Creatore, come pure il rispetto di ciò che Egli ha stabilito. Ricevono un'istruzione sulla procreazione che favorisce questo decadimento dei costumi e porta a respingere non solo Dio, ma anche l'ultima traccia di morale fondata su ciò che la Bibbia insegna. Si toglie al matrimonio ogni significato. Ma, potrebbe obiettare qualcuno, in nome di che cosa insorgete contro questo cambiamento? In nome di una morale superata? Niente affatto. In nome della verità di Dio, che ha rivelato la sua volontà in vista della felicità dell'essere umano. Soltanto la Bibbia, messaggio del nostro Creatore, può comunicarci i riferimenti morali necessari alla vita della coppia e della famiglia. È scritto in Genesi, capitolo 2, dal versetto 22. Dio il Signore, con la costola che aveva tolta all'uomo, formò una donna e la condusse all'uomo. L'uomo disse: questa, finalmente, è ossa delle mie ossa e carne della mia carne. Ella sarà chiamata donna, perché è stata tratta dall'uomo. Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e saranno una stessa carne. Riflettiamo e che il Signore ci benedica.